Salve amici, buonasera. Questa sera parleremo ancora di omeopatia, dando dei piccoli consigli di un pronto soccorso per le prime necessità, considerando appunto che l'omeopatia è un intervento blando e quindi non si devono interrompere le proprie cure in atto. Quindi parliamo ad esempio di quello che può essere un pronto soccorso di fronte a un piccolo incidente. Che sia domestico, che sia parliamo di contusioni, piccole ferite, cose di questo genere, colpi alla testa, eccetera. Fermo restando che, data la gravità della situazione, si richiede sempre l'intervento di un medico o di un pronto soccorso, nell'immediato potete assumere una dose unica di arnica alla 200 CH. L'arnica è indicata appunto per quello che sono lesioni, traumi, contusioni, eccetera. Se si tratta di contusioni, in loco possiamo anche applicare in più una pomata all'arnica, tutte cose che potete acquistare in farmacia. Per quanto concerne invece i problemi di pelle, di irritazione, eccetera, abbiamo la calendula che è un ottimo cicatrizzante, ma è anche calmante, quindi in loco una pomata alla calendula e per bocca delle gocce di calendula, di tintura madre di calendula, diluite con un poco di acqua, possono essere utili ad esempio per fare sciacqui, gargarismi, eccetera. Per quanto concerne i raffreddamenti, ad esempio, se si tratta di un colpo di freddo dato da vento, freddo, eccetera, possiamo assumere delle dosi di 5 globuli per volta di Aconitum. Aconitum napellus, di lei ha una diluizione di 30 CH per appunto fare fronte al raffreddamento che il corpo ha subito. Qualora questo raffreddamento fosse localizzato nella testa e quindi mal di testa, eccetera, possiamo assumere invece 5 globuli di Brionia, sempre alla 30 CH. E, per quanto concerne alcuni stati febbrili influenzali, assumeremo della Belladonna, sempre alla 30 CH, sempre parliamo di prodotti omeopatici. E, ad esempio, possiamo assumere questi globuli se ci dà fastidio tenerli in bocca, diluendoli in 3 dita di acqua e assumendo un sorso ogni mezz'ora, ogni ora. Ecco, questi sono i primi rudimenti, le cose principali, diciamo nell'immediato della necessità. Poi, man mano che le cose si complicano, è necessario ovviamente l'intervento di un medico, di un omeopata, che faccia proprio una diagnosi completa e ci possa poi indirizzare verso quelli che sono i rimedi individuali più mirati. Ecco, ricordate che il corpo è una macchina perfetta, ricordiamoci di provare gratitudine per esso, di non maltrattarlo. Ma non, di non identificarci troppo con esso, perché è soltanto una piccola parte di noi. Quindi, come tutto il resto dell'universo, lo ameremo, lo cureremo con attenzione, con rispetto, con gratitudine, appunto, ma senza identificarci eccessivamente con esso, perché abbiamo spazio per altri livelli, per altri corpi sottili, eccetera. Apriamo anche questa porta. Bene. Con questo ho concluso e vi auguro buona vita.